Buonasera e bentrovati a Molise Sport, calcio di Serie D in primo piano. Sul finire della nostra trasmissione parleremo anche di calcio d'eccellenza con una intervista al presidente del Vasto Girardi, Andrea Di Lucente, ma subito una lunga intervista realizzata con il presidente del Campobasso, Nicola Circelli, passato, presente e futuro della società rossoblu con grandi prospettive per il Campobasso, che ha finalmente alle spalle una società seria che vuole fare le cose per bene, una società molto ambiziosa. E allora vi invito a seguire questa lunga intervista che ci ha concesso il presidente Nicola Circelli. Campobasso merita il calcio vero, ha detto. Sentiamo. Presidente Circelli, partiamo dalla stretta attualità, la notizia che la gara tra il Francavilla e il Campobasso si dovrà ripetere. Ecco, la società come ha accolto questo? Beh, c'è un po' d'amarezza su questa sentenza, insomma, che abbiamo appreso oggi pomeriggio. Non è, io posso dire la mia che per quanto riguarda la società del Francavilla, o meglio, per noi, se capitava a noi, noi non l'avremmo mai fatto come società, perché sul campo, voglio dire, il risultato è stato palese. Ora, se dobbiamo parlare dei particolari, lasciamolo fare agli avvocati o alla giustizia sportiva. Una cosa è sicura e possiamo rassicurare i tifosi che cercheremo, dove c'è la possibilità, faremo appello su questo tipo di sentenza, perché ci sono delle incongruenze, mettiamola così. Senta, ma dalla tribuna vi eravate accorti di questo errore tecnico del No, direttore di io campo? personalmente no, non, però ripeto, per non scendere nei particolari, o meglio per scenderci nei particolari, non credo che il cambio di persona in un'espulsione possa cambiare il risultato, insomma, comunque si è rimasti in 10, comunque non è un'azione che ha di conseguenza è stato fatto il gol, quindi credo che ci siano dei presupposti per poter provare perlomeno a fare appello. Il verdetto del campo del resto andrebbe sempre rispettato, ma ahinoi, insomma, il Francavilla non la pensa come lei, come me, come tanti altri, no? Anche perché il campo, insomma, aveva detto che il Penso Campobasso meritava di vincere. di no, perché altrimenti niente, era fischiato l'arbitro, finisce la partita e il risultato è quello, insomma, non è, loro come società ragionano in un certo modo, noi abbiamo altri progetti, altri obiettivi, altri modi di comportarci e non siamo tutti uguali. Noi non l'avremmo fatto, insomma. Facciamo un passo indietro, andiamo a questa estate. Come nasce l'idea di fare calcio a Campobasso? Beh, nasce, diciamo, prima di tutto nasce dalla passione per il calcio e poi nasce da un gruppo di amici dove si condivideva già un qualcosa nell'ambito del calcio e poi alla fine si è venuto a sapere del Campobasso che aveva i suoi problemi non semplici e si è provato un attimino a prendere questa società e a cercare di fare calcio in modo serio, perché noi restiamo sempre convinti che c'è la possibilità di fare calcio ad un certo livello in una città come E molti si Campobasso. chiedono perché proprio Campobasso? Perché Campobasso? Perché qui abbiamo avuto l'opportunità, ad altre parti non c'era. Senta, lei diceva che avete preso la società, aggiungo io, avete trovato una situazione poco rosea e questo, insomma, vi va dato atto di aver avuto coraggio nell'affrontare questa situazione. Beh, abbiamo trovato una situazione poco rosea, diciamo che lo sapevamo, non è, se no altrimenti non era semplice, insomma, riuscire a prendere la società del Campobasso, insomma. O perlomeno chiunque non avrebbe lasciato facilmente se un'azienda funziona, insomma. Abbiamo trovato una situazione poco rosea, come dicevi tu, sapevamo più o meno in linea di massima quelli che potevano essere i debiti che aveva la società e abbiamo tranquillamente affrontato questa sfida che, arrivata a questo punto, posso dire che come da programma stiamo portando avanti senza alcun problema.
come siete stati accolti e come invece il rapporto è cambiato con i mesi, con i risultati, con il conoscersi, perché io penso che siete stati anche bravi nel dimostrare alla città, che ovviamente vi ha accolto con un po' di diffidenza perché ultimamente a Campobasso se ne sono viste di tutti i colori, e quindi siete stati accolti un po' con diffidenza, ma adesso credo il rapporto sia cambiato perché avete dimostrato di voler fare calcio, il calcio vero. Come siamo stati accolti mi sembra pure normale, perché dopo diversi fallimenti, adesso non so, 4-5 fallimenti o diverse società che hanno provato a fare calcio a Campobasso e non ci sono riuscite, è normale che c'è un po' di diffidenza sul nuovo che arriva. Noi con il nostro modo di fare, cioè che è quello di dimostrare prima di fare e poi casomai di proclamare, insomma, penso che in questo modo siamo riusciti pure a conquistare un po' buona parte dei tifosi. È normale però che anche i risultati aiutano. Per la legge dei grandi numeri, dopo un tot partite che non si portavano risultati a casa, si è iniziato insomma a vincere. Ci sono stati dei cambiamenti dovuti appunto dai risultati che non arrivavano, anche se l'ho ribadito più volte in più interviste, resto convinto di quello che c'era prima, che comunque era una struttura forte e solida, ti parlo a livello tecnico di campo, solo che purtroppo le componenti sono tante che vanno, devono andare tutti verso la stessa direzione. Quel gruppo non si è riuscito ad amalgamare e noi come società abbiamo dovuto prendere delle decisioni, ahimè, anche un po' tristi, perché lei è dispiaciuto esonerare a me è dispiaciuto tanto, perché c'era un progetto, c'era un inizio insieme a Mandragora, ma un inizio anche insieme ai calciatori, un inizio. Non credo che erano calciatori di categorie inferiori, infatti l'ho detto già in altre interviste, dicevo, c'è gente che si è accasato in squadre che in questo momento nei loro gironi stanno lottando. Senta, per vincere il campionato. Cosa non ha funzionato allora, secondo me il ritardo un po' su tutto, il ritardo nel costruire la squadra, il ritardo nell'organizzare, non dovuto da noi, perché purtroppo siamo riusciti a prendere la società veloci, il 26, siamo stati piuttosto veloci, sì. Siamo stati, grazie a chi si occupava di questo, al direttore tecnico, ma altri componenti della società, non è? Siamo stati pure molto organizzati, nonostante il tempo che era ridotto, e siamo riusciti a mettere su una squadra presi singolarmente competitiva, come stavo dicendo prima, però che purtroppo non si è riuscita ad unire come squadra. Senta, Presidente, questo è un altro Campobasso. Questo è un altro campo basso. Questo è un altro campo basso e principalmente c'è il gruppo, c'è l'amicizia, c'è il buon rapporto tra i calciatori, e senza togliere il fatto che comunque sono calciatori di qualità, insomma, non calciatori che provengono diversi da categorie superiori, dal professionismo. È un altro Campobasso ed è nato quest'altro Campobasso cercando di perseguire lo stesso progetto che avevamo in partenza. Prima di tutto la salvezza e poi programmare per il futuro. Senta, a Bagatti quando è arrivato cosa ha chiesto? La prima cosa che gli ha chiesto qual è? Come Bagatti, diceva, diciamo che principalmente ci siamo trovati come carattere, perché è una persona tranquilla, è una persona umile, è una persona molto intelligente, molto preparata anche tatticamente, e lo stiamo vedendo adesso come gioca la squadra e le persone che gli sono stati messi a disposizione. Niente, gli è stato chiesto come tutti sanno, principalmente la salvezza, perché questo interessa a noi per quest'anno, insomma. È normale che man mano che andiamo avanti, se c'è la possibilità di alzare l'asticella, proviamo ad alzarla, insomma, non è... però gli è stato chiesto la salvezza. La salvezza, dicevamo, altro Campobasso, immagino anche altro obiettivo, perché i playoff sono distanti 5 punti prima della ripetizione della gara, ecco. Adesso sarebbero teoricamente 8.
sono lì, insomma, li vedete. Sì, sì, l'obiettivo, ripeto, è la salvezza, perché fin quando non c'è la salvezza matematica, insomma, di poter dire che ci siamo salvati, continua ad essere quello l'obiettivo. È normale però che, avendo a disposizione una squadra del genere e, mi permetto di dire, una società del genere, noi dobbiamo comunque provare a raggiungere anche i playoff. Essere ambiziosi. Ed essere ambiziosi. Come pure già in qualche altra dichiarazione fatta, se ci sono i presupposti, noi non ci tiriamo indietro nel chiedere il ripescaggio. Certamente se ci sono i presupposti. Quindi, quello, Presidente, è un passaggio obbligato per poter pensare in grande? Per poter anticipare anche i tempi, no? È il passaggio obbligato, il ripescaggio è per poter anticipare i tempi. Perché il nostro obiettivo è quello di andare nel professionismo e portare il Campobasso Calcio, la città di Campobasso, nel professionismo. È normale, ripeto, se ci sono i presupposti acceleriamo i tempi. Se non ci sono i presupposti? Se non ci sono i presupposti vuol dire che l'anno prossimo si farà una squadra per poter vincere. Per poter vincere il campionato. Senta, lei diceva calcio professionistico a Campobasso, quali sono le potenzialità di questa città che poi rappresenta un po' tutta la regione? Beh, le potenzialità sono altissime, cioè, è vero che in 100 anni di storia, questo è il 100° anno di storia del Campobasso Calcio, è vero che forse 90 è stato nel dilettantismo, il Campobasso, e quei 10 che tutti ricordiamo piacevolmente è stato nel professionismo, però è proprio il fatto che sono arrivati in Serie B e la potenzialità che c'era in quel periodo, che noi possiamo e dobbiamo provare a rianimarla, ed è quello, perché Campobasso ce l'ha dentro, c'ha la storia, c'ha il calcio, c'ha la voglia, insomma, di fare calcio. Lei dice ci si può tornare. Sì, ci può tornare, sì, si ci può provare. Non è... Bisogna assolutamente provarci. Senta, lei spesso ha parlato di progetto, anche in passato, non appena arrivato, poi insomma con i fatti avete dimostrato che il progetto c'è ed è un progetto serio. Questo messaggio, secondo lei, è arrivato a tutti o deve ancora passare? Ma io credo che il messaggio sia arrivato a tutti, però è, come abbiamo già detto prima, è giusto che ci siano ancora delle persone un po' scettiche su questo progetto, insomma, o sulle persone. È normale che man mano che si va avanti e raggiungendo degli obiettivi prefissati e vincendo le partite, riusciamo ad avvicinare quanto più persone si possono avvicinare. Perché, ripeto, il potenziale a Campobasso c'è. È importante. Condivide l'affermazione che vincere aiuta a vincere? Sì, vincere aiuta a vincere. Vincere ti crea umore, vincere ti dà quella forza in più che casomai non vincendo ti viene a mancare, insomma. Non è... Però vincere ti aiuta a vincere. Senta, torniamo alla ti squadra. Crea positività. Ecco, crea un'autostima, un ambiente certo. Attorno alla squadra importante. Torniamo alla squadra. C'è un giocatore che secondo lei ha dato quel qualcosa in più, ha fatto fare il salto di qualità al gruppo? Non uno. Lei non parla mai gruppo. Di nomi, fa sempre... È il gruppo, non uno. No, ma perché forse presi singolarmente e messi... In questo è molto attento. E messi in un'altra squadra. In questa squadra, secondo me, è il gruppo che è la forza un po'. Il gruppo e il mister che è riuscito comunque ad inculcare quella mentalità vincente che hanno bisogno i calciatori, perché a volte ci sono calciatori che sono forti ma non sanno nemmeno di esserlo, e in questo abbiamo un mister secondo me all'altezza della situazione. Un mister che è riuscito a dare una identità al Campobasso. Adesso le piace il Campobasso o secondo lei può ancora migliorare? Secondo me può migliorare ancora. Ci sono, ma c'è sempre margine di miglioramento, non è... però mi piace, sì. La diverte? Tanto. E torniamo al discorso del vincere, che poi insomma fa vedere anche tutto diversamente, no, Presidente? Ma si riesce a lavorare con tranquillità, si riesce a lavorare con positività e ti permette un attimino di stare...
più tranquillo e ragionare in modo più sensato, tra virgolette, per quello che può essere il futuro e quello che faremo per il futuro. È normale, abbiamo avuto un periodo dove i risultati non arrivavano e si cercava più che altro di capire perché cosa non arrivassero. Cosa pensava in quei momenti, Presidente? O perché... cosa pensavo? In quei momenti, sì, quando non, proprio non andava, perché insomma non andava bene una. Cercavamo di capire perché non andava, però ripeto, io personalmente pensavo proprio al fatto che non, in quel momento non si era creato quella sintonia tra i calciatori che c'erano all'interno dello spogliatoio. Si cercava di creare quella sintonia, però non ci siamo riusciti, non c'è riuscito il mister. E nel calcio non resta che cambiare. Nel calcio non resta che cambiare, purtroppo. Senta, ad alcuni giocatori avete proposto il biennale, perché c'è una fiducia perché importante. C'è sempre quel famoso progetto e dove su questi giocatori non è che ci crediamo in particolar modo, ma con la loro esperienza pensiamo che possano darci una mano anche per l'anno successivo. Insomma, c'è una base per iniziare già a lavorare sull'anno prossimo. Uno di questi è Musetti, se non sbaglio. Sì. Come sta? Ce la fa domenica? Gioca? Io sono appena rientrato, quindi non ho parlato con, ma credo che domenica è a disposizione del mister. Ora se gioco meno sono questioni tecniche, bisogna chiederla al mister. Senta, siamo in conclusione. Però so che domenica dovrebbe essere a disposizione. Dovrebbe farcela. Sì. Siamo in conclusione, abbiamo parlato del progetto, io le chiedo di guardare in camera e di parlare ai tifosi del Campobasso, ai tifosi, agli imprenditori del Campobasso, ma io allargherei il campo anche agli sportivi molisani, a tutto il tessuto imprenditoriale molisano, perché se il Campobasso va in alto ne trae giovamento l'intera regione, non solo la città di Campobasso. Beh, che posso dire alla città di Campobasso e ai tifosi? Che mi rifaccio un attimino un po' a quello che vedevo nelle vecchie società del Campobasso, dove vedevo il presidente. Campobasso l'ha sempre seguito, no? L'ho seguito, in parte l'ho seguito. Dove vedevo i dirigenti o i presidenti fare appello al tifoso di venire allo stadio, di seguirlo. Io invece penso che è un amore che debba scattare da solo tra la società, calcio Campobasso, la squadra e i tifosi. Io non credo che serva un appello per far venire la gente allo stadio per seguire la squadra. Io credo che stiamo lavorando bene e stiamo andando nella giusta direzione per poter avvicinare quanto più persone possibili alla società e al calcio. Anche perché, ripeto, secondo me sono dei carboni sotto la cenere. Bisogna togliere quella cenere e si riaccende di nuovo la fiamma, perché c'è stata, a Campobasso c'è. Diciamo dell'amore, Presidente, un amore che c'è stato, va soltanto incentivato. E noi siamo sulla strada giusta e lo vediamo anche dai risultati. Due ultime domande. La prima, mercato chiuso, aperto? Trattavate un attaccante del Francavilla, poi insomma. Diciamo che questa è una domanda che va fatta al direttore sportivo. Però che diciamo che se ci i risultati che ci osserva e ci guarda. Però se i risultati arrivano, voglio dire, va bene così. Non è. I cambiamenti ci sono nel momento in cui non arrivano i risultati. Non bisogna toccare gli equilibri. Gli equilibri devono restare sempre gli stessi nel momento in cui la cosa funziona, insomma. Ultima cosa, domenica cosa si aspetta? I tre punti. Tutte le domeniche ci aspettiamo i tre punti. Confermo quello che dice Bagatti, no, se pareggiamo è una sconfitta, quindi dobbiamo vincere. Mi piace questa mentalità, meglio una sconfitta in più e provarla a vincere magari? È la giusta mentalità per entrare in campo. Torniamo al discorso, vincere aiuta a vincere, ma per vincere deve essere anche convinto di vincere. Bene, avete sentito Nicola Circelli, ora i numeri, vediamo i risultati e la classifica maturata dopo l'ultimo turno di campionato. Vedete la schermata con i risultati in sovrimpressione, diamo anche uno sguardo alla nuova classifica, eccola qui, con le molisane che fanno dei passi
in avanti in classifica. Classifica, possiamo rientrare in studio, che è cambiata dopo il pareggio di ieri dell'Olimpia Agnonese sul campo del Giulianova, ma anche dopo la decisione del giudice sportivo che ha deciso di rigiocare la gara tra il Campobasso ed il Francavilla. Avete sentito anche le dichiarazioni del presidente Circelli, la società farà ricorso, vedremo come andrà a finire. Ma facciamo un passo indietro, torniamo all'impresa di Forlì, ascoltiamo Massimo Bagatti, che è stato espulso dal direttore di gara e ha rimediato due giornate di squalifica. Io, l'arbitro, diciamo che io non parlo mai degli arbitri, quindi secondo me la gestione dei cartellini e altre cose erano un po' da rivedere, ecco, quindi poi sbagliano i giocatori, sbagliano gli allenatori, sbagliano anche gli arbitri, quindi io non ho detto niente, non sono mai stato espulso in vita mia e sicuramente ho protestato, ma non ho offeso, non ho detto niente, l'arbitro ha pensato bene di mandarmi via, va bene così. No, ripeto, sono partite difficilissime, ragazzi, il Forlì è una rosa importantissima, una squadra sulla carta molto forte. Noi venire a fare questa partita qua come l'abbiamo fatta, penso che ai ragazzi gli si deve solo fare i complimenti. Ora è un gruppo incredibile che si aiutano tutti da inizio alla fine. Io anche dopo l'espulsione ho tenuto sempre due punte perché sapevo che gli potevamo fare male in qualunque momento, infatti abbiamo avuto forse alla fine quasi più possibilità di fare dei gol noi che loro, anche se ne eravamo in 10, perché non vedevo proprio nessun problema, ecco, non vedevo come potevano farci male, ma vedevo tanti modi per fargli gol. Ma inarrestabile no, perché le partite sono sempre 1x2 in questo campionato dove il livello è veramente equilibrato. Io penso che ora quello che sta facendo la differenza alla nostra squadra, allo spirito, erano questi ragazzi a cui posso solo ringraziare. Quando siamo arrivati in spogliatoio a fine primo tempo gli ho detto fortunatamente si gioca con un pallone solo, quindi anche se siamo in 10 abbiamo tutte le possibilità di vincere la partita, quindi continuiamo a pensare a vincerla. Per me pareggiare è come perdere, quindi o vinci o sei venuto fino a qua per niente. Io penso che sia solo merito del Campobasso che, ripeto, poteva abbassarsi, poteva perdere in autostima, in coraggio. Invece è una squadra che sa che gioca sempre per vincere, che ripartiva e pressava ancora pur anche in un in meno. Penso che, ripeto, non ho mai avuto anche dopo l'espulsione paura di perdere questa partita. Ha segnato un euro gol invece il centrocampista Lorenzo Ranelli, davvero un gol sensazionale, anche lui ha parlato dopo il match. Allora, Mirko Giacobbe mi ha messo la palla un po' all'indietro e era l'unico modo per girarmi. È stato un gesto istintivo, e è andata bene, sono contento di aver fatto gol perché meritiamo questi risultati che stiamo ottenendo, stiamo lavorando tanto e va bene così. Intanto è cercare di far più punti possibile e quindi di allontanare la zona play-out. E poi è normale, arrivati a un certo punto si tirano le somme, è normale che ci auguriamo di arrivare nei play-off, certo. Ed ora passiamo all'Olimpia Agnonese. Vi dicevo in precedenza, ieri pomeriggio il pareggio 0-0 a Giulianova, non senza recriminazioni per un gol apparso a tutti regolare, annullato alla formazione altomolisana. Vediamo il contributo. Non va oltre lo 0-0 il Real Giulianova nel recupero della prima giornata del girone di ritorno contro l'Agnonese. Giallorossi che cozzano contro il muro difensivo dei molisani, innalzato dal tecnico Fogliamanzillo. Quarta gara in 12 giorni per la compagine giuliese, la terza invece per l'Agnonese, giocata su un terreno, quello del Fadini, allentato dalla pioggia di questi giorni. L'esordio dinanzi al proprio pubblico per il nuovo allenatore del Real, Dario Bolzan, non è stato bissato col successo come era accaduto in trasferta ad Avezzano, ancora assenze importanti per i padroni di casa, soprattutto a metà campo, con D'Adamo e Fazzini in infermeria. Al 5-3-2 degli ospiti, con Sorgente e Ancora a battagliare con Fuschi e De Fabritis, Bolzan risponde con un 4-3-3, affidando il ruolo di centrale d'attacco a Di Paolo, prima di essere sostituito nella ripresa da Tozzi Borsoi. Poche emozioni nonostante l'importanza della posta in palio, squadra dotata fisicamente, l'Agnonese soprattutto nel pacchetto arretrato, con Cassese e Albanese
Udinese, che di testa le hanno prese quasi tutte. Ospiti pronti a colpire anche con interessanti ripartenze. Il Giulianova ha faticato nel palleggio, ha provato a giocare palla a terra, ha avuto anche un certo predominio nel possesso, ma è stato sterile. I molisani hanno rischiato di rimanere in 10 a metà del primo tempo, quando Ciadì ha commesso un brutto fallo a centrocampo. Era stato già ammonito, l'arbitro non se l'è sentita di estrarre per la seconda volta il giallo. A quel punto il tecnico ospite lo ha richiamato in panchina, inserendo Diarra. Il finale di tempo è di marca giallorossa, con Di Paolo che ci prova dalla distanza, ma senza fortuna. Nel secondo tempo mister Bolzan gioca la carta a Tozzi Borsoi, proprio per Di Paolo, apparso affaticato. È il minuto 10. Poco dopo arriva il rosso per il capitano Federico Del Grosso, che nel tentativo di prendere la palla dalle mani di un giocatore della panchina ospite per una rimessa laterale veloce, lo spintona. Episodio che scatenerà un parapiglia, allontanato anche il dirigente, accompagnatore del Real, Federico Taralli. Fogliamanzillo rimescola l'attacco, vuole sfruttare al meglio la superiorità numerica, cambia i due terminali offensivi ed ordina a Salim di spingere di più a destra. Paradossalmente il Giulianova riesce a mascherare bene l'uomo in meno, spendendo però molte energie. Al 40esimo l'Agnonese è in vantaggio su autorete di De Fabritis. Niang è bravo ad andare al cross quasi dalla linea di fondo. Il difensore giallorosso manda alle spalle di Pagliarini, ma la bandierina del primo assistente va su perché al momento del traversone Salifu è in posizione di fuorigioco considerato attivo. L'arbitro quindi annulla tra le proteste degli ospiti. Scampato il pericolo, il Giulianova la prova a vincere, ma non creerà mai grossi problemi dalle parti di Maraolo. Giallorossi che agganciano in classifica la Savignanese a quota 29, portando a 5 lunghezze il vantaggio sulla zona playout. E domenica ancora Alfadini per il derby con il Francavilla. Mancheranno Del Grosso, che rischia 2 giornate, e Torelli, che era in diffide e avrà un turno dopo il cartellino giallo, rimediato proprio contro l'Agnonese. Ed ora l'Isernia. Isernia reduce da una gara importantissima, una gara ben giocata. Sono arrivati i 3 punti, vedremo anche qualche immagine dell'incontro. La vittoria sul campo del Sant'Arcangelo, una vittoria voluta e giunta grazie alle reti di Armando Iaboni su calcio di rigore e poi sul finire di gara, una volta che la formazione di casa aveva centrato il pareggio, grazie ad una perla davvero incredibile di Albino Fazio, che ha dedicato il gol alla mamma, che sta vivendo, ha detto al termine del match, un momento impegnativo. Isernia dunque che acciuffa il 4° risultato teleconsecutivo, dopo 3 pareggi contro 3 grandi del raggruppamento è arrivato questo exploit, quello che vedete è il gol di Armando Iaboni del momentaneo vantaggio. Dicevo, exploit che serviva perché l'Isernia ora ha una consapevolezza diversa, sa di potersela giocare alla pari con tutti e di poter fare risultato su ogni campo e contro qualunque avversario. Isernia che si prepara a ricevere la visita della Savignanese che sarà di scena domenica allo stadio Lancellotta, un altro match importantissimo per la formazione guidata da Massimo Silva, un altro match da vincere a tutti i costi. I Pentri inseguono il 5° risultato utile consecutivo. L'allenatore non potrà contare sulle prestazioni del difensore centrale Barretta, che è stato espulso domenica scorsa, per lui 2 giornate di stop. Ancora una volta si è fatto condizionare dall'avversario e ha rimediato un rosso diretto, ha ceduto ad una provocazione, non deve farlo Barretta, ma c'è ricascato. Al termine del match ci sono state anche le critiche da parte della società, da parte dello stesso allenatore, proprio nei confronti di Barretta. Unico neo, unica nota stonata di questa partita giocata bene e vinta, lo vedete nelle immagini con questa perla di Albino Fazio, che rientra sul destro e poi la mette lì dove il portiere ospite proprio non può arrivare. Chi gioca al posto di Barretta? Probabilmente Lenoci da difensore centrale, da interno di centro-sinistra, con l'utilizzo in fascia di Marino, di Leonardo, di Capozzo. Insomma, ci sono diverse soluzioni per mister Massimo Silva. Lasciamo l'Isernia, vediamo ora il treno di servizi. Come si sono comportate tutte le altre? Treno di servizi che comprende Matelica, Montegiorgio, Recanatese, Savignanese, Avezzano Giulianova, Francavilla, Vastese, Jesina, San Nicolò, San Maurese Cesena, San Giustese Pineto. Dunque il nostro treno con tutti i gol. Vediamo.
Al Giovanni Paolo II di Matelica, il Matelica, seconda forza del torneo, ospita il Monte Giorgio in un derby ricco di pericoli per la formazione di Tiozzo, che vede sempre più lontano il fuggitivo Cesena, ora a più 10 sui biancorossi. Fortissima la voglia di riscatto per i padroni di casa, che devono però fare i conti con un Monte Giorgio in forma smagliante, reduce da 6 successi di fila con appena una rete al passivo. Gli uomini di Paci, a ridosso dei play-out sino alla pausa natalizia, sono ora settimi a sole 2 lunghezze dai play-off. Tiozzo schiera un 4-4-2 a trazione spiccatamente anteriore, Angelilli e Bittai esterni di centrocampo, Florian e Melandri di punta. Stesso modulo ma con mentalità più giudiziosa per il Monte Giorgio, Sbarbati e Pellizzi in avanti. In difesa Vecchione, a destra Biasolle e Terrenzio, coppia centrale con Ghiani a sinistra. Dirige Bergamin della sezione di Castelfranco Veneto. Partenza a 100 all'ora del Matelica, già al terzo Ghiani frena con fatica Angelilli. La squadra di Tiozzo spinge anche con i terzini, soprattutto a destra con Visconti, muovendo il pallone con rapidità e precisione. Al quarto Visconti scende sulla corsia e disegna un traversone perfetto per il tiro al volo di Melandri, che trafigge Menegatti. Monte Giorgio compresso nella tre quarti difensiva, al settimo su una punizione di Rosicco dal limite, l'arbitro scova un fallo di mano in barriera e assegna la massima punizione al Matelica. Va sul dischetto Florian e incrocia alla destra di Menegatti per il 2-0 del Matelica. Fase centrale del primo tempo più livellata, il Matelica rallenta i ritmi per gestire il doppio vantaggio, il Monte Giorgio prova a cambiare qualcosa sul piano tattico avanzando la posizione di Nasic per sostenere Pellizzi e Sbarbati. La banda di Paci cresce in pericolosità nel quarto d'ora conclusivo, al 31esimo Nasic conclude largo da fuori area, al 35esimo tentativo sempre dalla distanza di Mariani che impegna Avella. L'episodio più significativo al 36esimo, Sbarbati a terra sul fronte sinistro dell'area di rigore, Bergamine di Castelfranco lascia proseguire scatenando l'ira di Mister Paci, che scaglia a terra la borraccia in segno di disappunto. Replica il Matelica al 38esimo con una serie ravvicinata di conclusioni che non raggiungono però la porta di Menegatti. Finale di tempo tutto di marca ospite, Matelica nervoso, due gialli in rapida successione a Riccio e De Santis e poco equilibrato tra i reparti. Al 40esimo Pellizzi da sinistra cerca Sbarbati a centro area, deviazione quasi impercettibile del bomber rossoblu che tocca il montante e finisce sul fondo. Tiozzo perde per infortunio Bittaglie, sostituito da Bugaro. Al 43esimo il raso terra di Presmans non supera il muro biancorosso. Un minuto dopo ci prova anche Umicioli, ma Avella blocca. Finisce 2-0 il primo tempo, primo quarto d'ora a tinte biancorosse, crescita evidente del Monte Giorgio nella seconda parte. Paci si gioca subito la carta a Marchionni per Presmans, disponendo la squadra con il 4-3-3. Al secondo della ripresa sponda di Florian per Melandri, che incrocia troppo con il destro. All'11esimo Sbarbati parte in velocità e incrocia con il destro, Avella si salva con un pizzico di fortuna. Al 13esimo mischia in area biancorossa sugli sviluppi di un calcio piazzato, Avella molto reattivo si oppone con i piedi. Tiozzo richiama Florian per Dorato, l'argentino ripaga immediatamente la fiducia del tecnico, al 16esimo su una punizione dalla destra va a staccare di prepotenza battendo Menegatti con una traiettoria secca e angolata. È il 3-0 per il Matelica, che ora infierisce sul Monte Giorgio, colpito nel momento in cui provava con tutte le forze a riaprire la gara. Al 20esimo Bugaro si invola a campo aperto e supera Menegatti, 4-0 per il Matelica che arrotonda 3 minuti dopo con una deviazione sotto misura di Favoli. 5-0 sicuramente molto severo per il Monte Giorgio, ma il Matelica ha saputo concretizzare al massimo i momenti di superiorità. Comincia un treno di sostituzione che toglie interesse al tratto finale del match. Finisce 5-0 per il Matelica, che riprende dunque la corsa al fuggitivo Cesena. Monte Giorgio bocciato sicuramente sul piano del risultato, ma la formazione di Paci resta una delle rivelazioni di questo scorcio di campionato. Sentiamo le voci dei due tecnici. Mister Tiozzo, una vittoria soprattutto della motivazione. Abbiamo visto un Matelica fin dai primi minuti rabbioso, concentrato, voglioso di riscattare questo momento un po' difficile sul piano dei risultati. Un po' tanto, perché poi da un po' non riuscivamo a vincere, da un po' non riusciamo a vincere anche con, non dico tranquillità, ma con più serenità. Perché poi a San Mauro l'ultima vittoria dal 2 di, da novembre, abbiamo rischiato di pareggiare lì con una punizione e gli è andato al 94esimo. Però vorrei sottolineare la capacità dei miei ragazzi nel reagire in un momento difficile, perché probabilmente nessuno si poteva immaginare che la reazione potesse essere così. Pensavano forse di affrontare dei morti o affrontare gente che
avesse mollato gli ormeggi. Invece penso che i miei ragazzi se lo meritassero, non una vittoria così rotonda, ma la vittoria che mancava da tanto tempo. Ma ciò che non mancava era la capacità di fare questi tre punti che se li meritavano. Mister Paci, comprendiamo sicuramente il suo stato d'animo per un 5-0 molto severo, per quello che si è visto in tutti i 90 minuti. La sua squadra fino al 3-0 è stata pienamente in partita. Sì, ma è anche difficile un po' commentare questa sconfitta. Eravamo sì in partita, poi non abbiamo retto l'urto del Matelica. L'unica attenuante che possiamo avere è che loro avevano due partite sulle gambe, noi ne avevamo tre. E in questo momento avere una partita in più, 90 minuti in più nelle gambe, è un vantaggio enorme per una squadra già molto forte come il Matelica. E poi loro venivano da una sconfitta, noi venivamo da una vittoria fatta contro il Francavilla, che è una squadra che a inizio campionato era votata a vincere il campionato, quindi le motivazioni erano un po' diverse. Tutto qua, quindi mi viene difficile commentare la partita. Andiamo avanti in maniera serena perché la mia squadra sta facendo qualcosa di incredibile. Lei parlava di motivazioni, questo avvio del Matelica tambureggiante vi ha un po' sorpreso e forse anche indirizzato un po' la partita? Ha qualcosa da recriminare per l'approccio dei suoi? No, assolutamente. Sapevamo che il Matelica sarebbe partito forte e, ripeto, non, è anche difficile commentare la partita. Bisogna sicuramente archiviarla il prima possibile. È meglio perdere così che in altra maniera. Penso che le sconfitte possano servire come lezione, tutto qua, quindi è inutile commentare, bisogna guardare avanti. Il calcio talvolta è materia piuttosto semplice, se non si concretizza non si vince, e se ci mettiamo pure alcuni episodi non propriamente fortunati il quadro per la Recanatese è completo. I giallorossi ritrovano il gol ma non la prima vittoria del nuovo anno, che sfugge ancora contro una battagliera savignanese che ha messo sul piatto le sue armi migliori, ossia corsa e determinazione. Dal canto loro Nodari e Soci sono stati bravi ed abili a raddrizzare l'incontro, ma non sono riusciti a chiuderlo ed una volta subito il pari hanno avuto almeno due nitidissime palle gol non trasformate che gridano vendetta. Così il bilancio di questo inizio girone di ritorno è identico all'andata, 4 partite e 3 punti, oggettivamente un bottino modesto. Marco Alessandrini. Partita, mister, credo con molti rimpianti, no? L'Eurogol della Savignanese, i gol falliti della Recanatese, forse la differenza è stata soprattutto lì? Ma in questo momento è da diverse domeniche che meritiamo ampiamente la vittoria, creiamo occasioni e poi è normale che in questo momento veniamo penalizzati dai risultati che non rispecchiano l'andamento della partita, però l'importante è che la squadra non si demoralizzi e che ci creda in quello che stiamo facendo, perché anche oggi abbiamo disputato, senza dimenticare che era la terza partita in 7 giorni, un'ottima gara. È normale che qualcosa... Non siamo infallibili, sicuramente non siamo i migliori, però è una squadra che gioca al calcio, che crea occasioni importanti in una partita. Anche oggi mi sembra 3 pali, 2-3 gol sbagliati davanti al portiere, perciò c'era anche un fallo discutibile, anche oggi un fallo di mano. Insomma, la squadra è propositiva, cerca di giocare al calcio, lo fa anche bene e meriterebbe altri risultati, purtroppo. Così non è, e sappiamo che il calcio è anche questo, non bisogna perdere la fiducia, perché poi sono convinto che i risultati a continuare a giocare in questo modo arriveranno. Guardando andata e ritorno, 2 punti solo con la Savignanese, grida vendetta. Lo so, meritavamo 6 punti, ma lo meritavamo domenica, mercoledì scorso, lo meritavamo a Iesi, probabilmente lo meritavamo di perdere, però è inutile guardare indietro, bisogna guardare subito avanti e cercare di non farci condizionare dai risultati, perché sicuramente magari il pubblico, chi assiste, è condizionato. Invece noi, il compito nostro è quello di credere e di avere fiducia, perché la strada è quella giusta, perché attraverso il gioco, attraverso le situazioni che riusciamo a creare, poi si vincono le partite. In questo avvio del girone di ritorno e di questo 2019
meritavamo quasi tutte vittorie, così non è stato, ce ne rammarichiamo, però non dobbiamo perdere né la stima in noi stessi né la fiducia. Con Borrelli trequartista dietro a Pere e Siville, con Marchetti e Giaccagli esterni, l'inizio del match è equilibrato. C'è un tiro svirgolato da gamba corta che si trasforma in una sorta di assist per Borrelli, il cui diagonale termina al lato. Il match si accende dopo il gol ospite. Giacobbi indirizza un traversone in area, Guidi anticipa Monti ed il contrasto genera un pallonetto mortifero che supera Sprecacè. La reazione leopardiana è micidiale, passano 3 minuti e Borrelli dal limite scarica un destro potente ma centrale che inganna Pazzini, non esente da colpe. Risultato capovolto al 27esimo, volata di Giaccaglia sulla fascia, traversone sul quale Pera anticipa tutti di sinistro, depositando all'angolino e festeggiando il suo ritorno al gol. È il momento migliore dei padroni di casa, corner di Borrelli, schema che libera Pera, la cui conclusione sfiora l'incrocio. Poco dopo contropiede con Borrelli per Sivilla e tiro respinto dal portiere. Gara vivacissima in queste fasi, al 40esimo miracolo di Sprecacè su un tiro di Noschese che salta i suoi riflessi e sulla ripartenza Giaccagli è bravissima a smarcare Sivilla, tiro smorzato dal portiere con Giacobbi che nei pressi della linea di porta allontana. Riprese dopo una conclusione ciabattata da Ballardini in avvio, i romagnoli pareggiano al 17esimo con il neoentrato Longobardi al posto di Peluso che in bello stile evita 2 avversari ed indovina un tiro a giro splendido che batte il portiere. Ancora Ballardini ha una buona chance con un diagonale che si perde di pochissimo al lato, poi la Recanatese ha 2 grandi opportunità. Prima Sivilla viene murato dopo un cross di Borrelli deviato da Pera, poi la stessa punta giallorossa non realizza un gol da 2 passi che dalla tribuna sembrava fatto. La gara comunque riserva un'ultima emozione al 94esimo con Esposito che perde una palla sanguinosa a metà campo, contropiede di Noschese che conclude in bocca a Sprecacè. Così per la Recanatese l'appuntamento con la prima vittoria del 2019 è ancora rinviato. Credo innanzitutto sia stata una bella partita, dove tutte e 2 le squadre hanno avuto diverse palle gol. E per noi è un risultato importantissimo perché la Recanatese, a parere mio, è una squadra che ha un potenziale. Io ne ho viste poche di squadre così brave. Ribadisco, io in 2 partite la Recanatese l'ho vista forte e brava, quindi per noi è un risultato importantissimo. Poi abbiamo superato la difficoltà dello svantaggio, quindi... direi che noi in 10 minuti potevamo vanificare una buona partita, secondo me. Quei 10 minuti lì, inconsciamente il gol che abbiamo fatto, abbiamo mollato un attimo e a questa squadra qui, se cagli un pelo, gli concedi qualcosa, ti fanno sempre male. Così è stato. Siamo stati bravi a rimanere in partita, siamo stati bravi a pareggiare, credo con merito, almeno mi sembra che abbia visto le occasioni. Poi il fatto che la Recanatese potesse avere avuto qualche palla precedentemente, come hai detto tu prima, noi abbiamo avuto l'ultima per poterlo fare, quindi, ma anche nel primo tempo la Recanatese ha fatto 2 gol, ma anche noi abbiamo avuto qualche palla per poter farne un altro. È chiaro che la Recanatese sulla carta non c'entra niente con noi, quindi quello che la mia squadra ha fatto, a parere mio, è buona. Eccellente campionato fino a questo momento da parte vostra, no? Siete in una posizione di centro classifica, firmerebbe subito per terminare così. Credo che il centro classifica non ci sia in sto girone, perché se noi siamo in centro classifica vuol dire che siamo a 5 punti della zona dei play-out, che è la cosa che guardiamo. Per noi la nostra vittoria al campionato è la salvezza, lo sappiamo dalla prima domenica, affrontiamo squadre, la prima volta che lo facciamo, insomma affrontiamo squadre che hanno potenziali diversi dal nostro. Ci stiamo comportando bene, mi auguro che questa posizione, questo comportamento lo si tenga fino a marzo, che è il mese dove poi si decidono le cose, marzo-aprile. Per l'Avezzano l'illusione che la vittoria contro il Castelfidardo potesse rappresentare la svolta si è dissolta dopo meno di 5 minuti. Tanti ne sono bastati al Giulianova per mettere a segno la prima rete e far capire ai presenti che per i biancoverdi sarebbe stato un altro pomeriggio di sofferenza. Manca la qualità all'Avezzano e l'avversario odierno, che pure non ha fatto nulla di trascendentale, ha confermato che quelle che fino a un paio di mesi fa sembravano solo impressioni, dopo si sono rivelate amare realtà. Come detto in precedenza, il Giulianova, che sta attraversando un periodo tutt'altro che florido, non ha fatto nulla di particolarmente eclatante, eppure è bastato affondare un paio di volte con una certa convinzione per mettere a nudo le pecche di una difesa biancoverde a volte imbarazzante. 5 minuti quindi ed ecco arrivare la prima mazzata.
Di Nicola sbaglia in uscita il riavvio dell'azione. Lenart mette in mezzo e grazie alla solita dormita difensiva per Napolano non è difficile spedire il pallone in fondo al sacco. Un inizio da brividi per i marsicani che però reagiscono quasi subito con un cross di Samb in area dove Bruni gira sta spedendo la palla contro il palo a portiere battuto. E qui ci torna in mente quella battuta che quando ti va tutto storto anche il tuo cane ti si rivolta contro e ti morde. E poco dopo si materializza anche il colpo del KO. Il centrocampo dell'Avezzano non filtra a dovere e la palla termina in area dove Di Paolo la tocca di quel tanto che basta per deviarla prima contro il palo e poi per farle varcare la linea bianca, nonostante il disperato tentativo di Fanti. 2-0 dopo meno di un quarto d'ora. Per i tifosi marsicani, peggio che negli incubi più neri. E per riprendersi ci vuole un bel po'. Un cross di Di Nicola per la testa di Bruni potrebbe riaprire il discorso, ma Pagliarini compie un mezzo miracolo intercettando la girata dell'attaccante che sembrava destinata in fondo al sacco. 34esimo, timido tentativo di Samb dal limite dell'area, ma Pagliarini è ben piazzato e ci vuole ben altro per impensierirlo. Prima della fine del tempo l'occasione buona capita anche all'avanzato Tariuk che va ad incocciare un pallone proveniente da calcio di punizione ma la mira risulta imprecisa nonostante la distanza ravvicinatissima dalla porta giallorossa. Tutto qui il primo tempo. Nella ripresa ci si aspetta un Avezzano più vivace ma tra i biancoverdi non ci sono elementi in grado di cambiare ritmo e si va avanti con un fraseggio sterile nella quasi totalità dei casi fatto di giocate in orizzontale che non producono nulla di concreto. Al quinto un cross dalla sinistra per l'avanzato Puglielli, vede il terzino ciabattare malamente fuori con questa girata, confermando la scarsa confidenza con la porta avversaria. Al termine mancano praticamente ancora tutti i secondi 45 minuti, ma sarà questo l'unico tentativo biancoverde del secondo tempo per cercare di riaprire la partita. Il Giulianova si difende con ordine e non va mai in affanno. Giampaolo sostituisce il macchinoso Samb con Manari, ma le cose non migliorano. Al 23esimo c'è una bella parata di Fanti su conclusione di Balducci dai 20 metri. Passano altri 9 minuti e Fanti deve intervenire ancora sul destro di Morra che avanza e tira, ma troppo centralmente per sperare in qualcosa di meglio. Quasi allo scadere l'Avezzano trova comunque il gol che sembra riaccendere le speranze. È il 44esimo quando su una proposta laterale di Kras Rinaldi e Pagliarini non si capiscono confezionando un autogol che ha quasi del comico. Avezzano che si riversa in avanti con la forza della disperazione, ma nei restanti minuti, recupero compreso, Pagliarini dovrà limitarsi solo a qualche rimessa dal fondo e nulla più. Il futuro dei biancoverdi appare sempre più nebuloso, perché se in casa non si fanno punti contro avversari del calibro di Montegiorgio e Giulianova, resta difficile individuare squadre meno robuste e di Castelfidardo, purtroppo per loro, ce n'è una soltanto. Vince il Francavilla Vastese al terzo KO in 7 giorni, ma derby tutt'altro che banale, anzi bello, intenso, avvincente, ricco di episodi. Doppietta di Dos Santos, Mataloni subentrato di Giacomo accorcia a 15 dall'epilogo. Poi ci pensa Super Spacca sulla punizione traversa di Leonetti. A fare la differenza, in sintesi, il cinismo dei giallorossi, Rachini e il grande ex Fabio Montani. Sì, è stata una partita, come hai detto tu, bella, giocata bene da tutte e due le squadre. Noi oggi però rispetto alle ultime due abbiamo messo più cuore, siamo stati più compatti, abbiamo sofferto quando c'era da soffrire e poi penso che alla fine abbiamo portato a casa un risultato meritato. Gol del vantaggio del Francavilla, poi 3 occasioni per riequilibrare le sorti del match nel primo tempo, raddoppio di Dos Santos e occasionissima sbagliata da Fiore per riaprire da subito l'incontro. È centrato perfettamente l'analisi della partita. Io conto diverse palle gol, adesso non so quante in itere oppure quante lì vicino, purtroppo rischiamo quasi niente, appena arriva la palla ci castigano, è un momento negativo, però mi tengo stretta la prestazione perché non può girare sempre male. Sistemi speculari, Bellanca a centrocampo nel 4-3-3 disegnato da Paolo Rachini, privo di Palumbo e Milizia davanti Banegas e Mancini a supporto di Dos Santos, per contro Iarocci al posto dello squalificato Del Duca, indisponibile Giampaolo. In attacco l'ex Cicerello con Sciba e Leonetti. La partita si stappa al minuto 25, pregevole iniziativa di Samuel Di Renzo e Vito Basso per Dos Santos che controlla, si gira e trafigge Patania. Bravo il brasiliano, ma
marcatura troppo morbida concessa da Iarocci. Reazione tuttavia immediata, ben tre opportunità al 29esimo. Stivaletta sfrutta una ingenuità in fase di postazione, se ne va in campo aperto e viene fermato dall'uscita tempestiva di Spacca, che invece al 32esimo non è affatto irreprensibile. Porta vuota a sinistro di Sciba, solo esterno della rete. Al 38esimo poi pasticcio di Bedin, fendente di Giacomo, Spacca vola e scongiura il pareggio. Ripresa, subito uno spunto di Banegas, deviazione, sfera di pochissimo lato, prodromi del raddoppio. Sesto minuto, tra le linee, Mancini inventa e rifinisce per Dos Santos, glaciale, faccia a faccia con Patania, doppietta del brasiliano, la seconda con Francavilla dopo quella rifilata a Lisernia, in totale 8 gol se consideriamo i 4 realizzati con la maglia dell'Avezzano. Fiore per Cicerello, Cone al posto di Palumbo, Montani ridisegna l'assetto, 3-4-3. Quindicesimo, occasionissima Vastese, Cone dribbling secco su Samuel Di Renzo, assist per Fiore che spreca l'impossibile. Ventunesimo, Fiore dentro per Leonetti che precede l'uscita di Spacca e va giù. Proteste ospiti, il fallo in netto, Baldelli di Reggio Emilia, Grazia i giallorossi. Versante opposto Montagnoli, subentrato Mancini, arma il destro, Patania disinnesca. 31esimo, la Vastese accorcia, capellupo di testa in area per Mataloni che si coordina e fulmina con un gran sinistro, Spacca 2-1, Cafiero per Dos Santos, difesa 5, 7 minuti di recupero. 47esimo, punizione di Leonetti, traversa ma deviazione decisiva di Super Spacca, l'azione prosegue, girata di Sbardella, Nazari si oppone così, rimostranze decise ma vane dell'11 di Montani, Francavilla batte Vastese 2-1. Francavilla oggi cinico, spietato, no? In zona gol. Ah sì, purtroppo nelle altre due, Monte Giorgio, non siamo stati cinici, con il campo basso nel secondo tempo non siamo stati cinici e quindi non hai vinto, anzi hai perso. I tifosi hanno preso a mano? Sì, sono arrabbiati, come giusto che sia, ci tengono alla squadra, noi capiamo, io posso dire loro soltanto che io sto con la squadra dal martedì al sabato, ovviamente anche la domenica, e non posso dire nulla perché si lavora tanto e tutti quanti teniamo a cuore le sorti della Vastese. Stiamo lavorando tanto, in mezzo al campo si vede perché nessuno si risparmia. Cioè dovevamo tornare noi, insomma. Sì, Massimo, io sai che quando ci sei tu il Francavilla ha sempre vinto, quindi ti inviterei a stare più presente qui allo stadio di Francavilla. A parte le battute, Paolo, abbiamo rivisto il Dos Santos che conosciamo. Ma sì, Matteo è un giocatore che ha bisogno di essere anche coccolato nei momenti difficili. Questa settimana abbiamo parlato tanto e l'ho fatto sentire importante, ma come d'altronde tutti i ragazzi. Sa che per noi è un giocatore importante, oggi ha fatto una doppietta e quindi ha fatto quello che sa fare, cioè sa fare gol. Bello il ringraziamento iniziale dei tifosi. Sì, io a Francavilla ho passato, voi sapete, un anno e mezzo meraviglioso, c'è grande affetto, ho tantissimi amici, sicuramente li porterò sempre nel cuore. Al Carotti l'incontro tra Jesina e San Nicolò Notaresco finisce 0-0. Un punto per uno dunque, con qualche rammarico per la Jesina che nel secondo tempo ha provato ad accelerare ed ha visto l'urlo del gol strozzarsi sulla linea di porta. Gara in chiave difensiva per il San Nicolò che non è mai riuscito a creare vere e proprie occasioni da gol. Mister Ciampelli attinge la lunghezza della rosa e manda inizialmente in panchina Bordo e Cameruccio, mentre si vedono dal primo minuto Matinata a centrocampo e Barbetta sull'esterno alto di sinistra. Nel San Nicolò, mister Cudini si affida alla vena offensiva di Santiago Minella e alla verve dell'ex Francesco Bontà. Arbitra il signor Tartarone di Frosinone e, come pessima abitudine, terreno di gioco in condizioni infami. Le squadre si studiano e sono attente a non lasciare varchi. Gli avanti vengono cercati spesso e volentieri con lanci lunghi e lo spettacolo resta chiuso negli spogliatoi. Primo squillo per la Jesina al 15esimo con lo spunto in area di Cruz Pereira che poi va a cercare Barbetta ma l'esterno Scuola Ascoli cicca la conclusione. La Jesina arriva con buona frequenza sulla tre quarti avversaria senza riuscire però a trovare la giocata vincente. Ancora i Leoncelli al 37esimo con Ricci che prova la conclusione a rete, ma Monti è attento e manda in corner. Il primo tempo è tutto qui.
Nella ripresa musica e ritmi sembrano non cambiare, con le difese che prevalgono sulle giocate dei singoli e centrocampisti più predisposti a badare al sodo che a cercare la giocata. Si fa vedere finalmente il San Nicolò al 15° con un tentativo dalla distanza di Candellori, ma Anconetani respinge seppur con qualche affanno. A questo punto la Jesina cambia marcia e decide di andare a cercare con decisione la vittoria. Al 20° il neo entrato Bordo inventa un assist cartesiano per Ricci che prova la botta in porta. Monti è superato, ma quando il gol sembra cosa fatta, interviene Dalmazzi che salva incredibilmente il San Nicolò. Davvero provvidenziale l'intervento del difensore rossoblù che vale con una marcatura personale. Sfortunata la Jesina. Al 29° ancora azione da gol per i Leoncelli con il solito Ricci, davvero incontenibile il furetto Leoncello, che si fionda in aria e con un pizzico di egoismo cerca il gol e ancora una volta però Monti interviene. Inizia il tourbillon di cambi con Mr. Ciampelli che a sorpresa decide di giocare il finale di gara senza un centravanti di ruolo, ma il San Nicolò decide di accontentarsi davvero ed abbassa ulteriormente il baricentro con la Jesina che gradualmente finisce le energie. 0-0 quindi con la differenza di punti in classifica tra le due squadre che in campo in realtà non si è vista. La Jesina ha dimostrato ancora una volta di aver trovato una buona quadratura in campo, ma continua a soffrire di un terribile mal di gol, una sola rete segnata su rigore contro il Sant'Arcangelo nelle ultime tre uscite. Il San Nicolò ha raggiunto l'obiettivo di continuare a muovere la classifica, ma oggettivamente dalla terza formazione in graduatoria ci si poteva e doveva aspettare qualcosina in più. Ribadisco il finale da Jesi, Jesina San Nicolò Notaresco 0-0. Una buona domenica da San Mauro Pascoli, Stadio Macrelli, da dove vi saluta Luca Alberto Montanari. Il primo derby del 2019 assomiglia tantissimo a una trappola per un Cesena reduce dalla fondamentale vittoria contro il Mattei di Caschizzato, addirittura più 10 in classifica. Tutto pronto dunque per il fischio d'inizio con Simone Tonelli che agirà alle spalle di Gianni Ricciardo. E allora un'occhiata al cronometro da parte dell'arbitro, si comincia, se ne va Sapucci, si mette in proprio lui, poi Zuppardo fuori gioco che invalida il destro secco di Zuppardo. Tortori, ancora Tortori, carica il destro, Tortori, gran missile di Loris Tortori, palla che esce di pochissimi centimetri, sfiorato l'Eurogol, il numero 88 del Cesena. Destro incredibile al 15° anche dal basso, ve lo riproponiamo. Tonelli per Ricciardo, dentro l'area, Ricciardo con il sinistro, gonfia ancora la rete, GR9, Gianni Ricciardo, vantaggio Cesena. Grande verticale di Tonelli, controllo con il destro, battuta con il sinistro, pallone in buca d'angolo, troppo facile per Gianni Ricciardo, perché davvero quando il pallone arriva dentro l'area, guardate questa immagine fantastica, Alessandro e Tonelli, lo scambio, va Alessandro, la scodella, lui colpo di testa di Tortori, palla che sfila, altro brivido per Baldassari, altra chance per il Cesena, il taglio di Sapucci all'indietro, ancora Lorenzo Lombardi, prova lui dentro l'area di rigore, si mette in proprio il cross, il tocco, Agliardi, che parata su Luati, prodezza incredibile di Agliardi, Samborese a un passo dal pareggio, andiamo a rivedere qui. Lo perde completamente Valeri, la parata di Agliardi. Il cross, il tocco, il pallone che esce non di molto. Qui Maioli ha provato la girata anticipando Noce. Andiamo a rivedere. Vedete, deviazione sporca di Maioli e pallone che esce, ma mica di tanto. Andiamo a rivedere anche dal basso. Pronto Santoni dalla bandierina, schema, il cross sul primo palo, De Feudis! Tutto regolare, traversa incredibile, chiede il gol la Sammaurese, poi Rosini. Ci dobbiamo assolutamente fidare della chiamata, traversa, autotraversa di De Feudis. Arriva il fischio di Madonia, finisce qui dunque il primo tempo tra Sammaurese e Cesena. Il parziale 0-1 decide al momento Gianni Ricciardo. È pronto Scarponi, andrà con il destro. È uno schema al limite, Zuppardo, la scodella, posizione regolare, colpo di testa di Nicolas Lombardi.
Campagna tra le linee, praterie per lui, Tortori al limite, Tortori carica il destro, miracolo e brivido, grande parata di Baldassari, gran destro di Tortori, Cesena a un passo dal bis, altro cross perfetto, l'uscita male, Noce, colpo sicuro, poi Ricciardo, Noce, in due tempi, poi Fortunato, ha salvato Viscomi sulla linea, incredibile. 4 contro 3, Ricciardo è largo un'area destra, Ricciardo si mette in proprio, poi Fortunato al limite, Fortunato la puntata, Fortunato, super gol di Jacopo, Fortunato, gol fantastico, Sammarese 0, Cesena 2, giù il cappello, 1, 2, 3, gioco, partita incontro, Sammarese 0, Cesena 2, è l'ottava meraviglia del Cesena che trova un'altra vittoria di platino qui al Macrelli Minispot. Finisce 1-1 tra San Giustese e Pineto al comunale di Villa San Filippo, un pari che sa di beffa per i locali raggiunti all'ultimo respiro e dopo aver fallito in coda al primo tempo un calcio di rigore. Ma la parità è risultato sostanzialmente giusto per quanto visto in campo. Ben il Pineto a livello di gioco con l'ex Teramo Amadio padrone del centrocampo. La San Giustese ha saputo soffrire e concesso poco all'attacco del Pineto. Alla fine però la formazione di mister Sedi Gagliesi non è riuscita a tenere una vittoria che sarebbe stato un ulteriore step in classifica. Ma San Giustese è da ammirare per la determinazione e la volontà nel cercare un risultato pieno. La cronaca del match San Giustese che deve fare a meno all'ultimo di Patrizzi sostituito da Camillucci. Per il Pineto Tomassini presente tra le riserve. Al settimo il primo squillo della partita è del Pineto, gran botta da fuori di Cruz che trova la risposta di Chiodini. All'undicesimo ancora Pineto pericoloso, gran finta di Festa che si libera dei due avversari ma il suo diagonale finisce al lato della porta difesa da Chiodini. Al quindicesimo primo acuto della San Giustese, cross al volo di Pezzotti dove arriva Chedira ma la sua deviazione finisce alta della porta difesa da Madio. 36esimo tiro diretto da calcio d'angolo di Moracci, palla alzata sopra la traversa da Madio. Pineto che tiene il pallino costante del gioco, San Giustese che fa fatica a ripartire in contropiede, chiudendo però tutti gli spazi. Al 43esimo occasione per il Pineto, colpo di tacco di Ciarcelluti per Esposito, il cui destro finisce alto sopra la traversa della porta difesa da Chiodini. E nel finale di tempo l'episodio che potrebbe cambiare il match. 44esimo calcio di rigore per la San Giustese, fallo in aria su Chedira. E rigore per i locali dal dischetto, incredibile errore di Cerone che prova lo scavetto ma Amadio rimane fermo e neutralizza la conclusione con una mano, in quella che rimane l'ultima occasione dei primi 45 minuti di gioco. Ripresa che inizia quasi sulla falsa riga del primo tempo, al 12esimo tiro cross di Argento ma Amadio non si fa sorprendere dalla traiettoria del pallone. 20esimo occasione per il Pineto, gioca bene la squadra di Amaulo su cross tagliato, colpo di testa di Camplone, palla di poco al lato. Al 33esimo arriva il vantaggio della San Giustese, angolo di Moracci, palla che filtra in area e deviazione vincente di Camillucci che non lascia scampo a Amadio per l'1-0 locale. Il Pineto prova a reagire ma senza essere pericoloso, la San Giustese si compatta e chiude tutti i varchi cercando di non lasciare nessuno spazio. Ma alla fine, proprio all'ultimo respiro, arriva il pareggio del Pineto, 48esimo. Il cross teso di Amadio e Fratangelo, appena entrati in campo, trova la deviazione vincente che batte Chiodini per l'1-1 finale. Finisce così in parità con le recriminazioni dei locali per il successo sfumato in extremis e San Giustese Cora si appresta domenica la trasferta storica a Cesena al Manuzzi. Mister Amaulo, allora 1-1 qui contro la San Giustese, direi che al di là poi del gol arrivato all'ultimo secondo è un risultato sostanzialmente giusto per quello che si è visto. Beh, direi proprio di sì, era perdere questa partita per noi era un risultato che non meritavamo perché abbiamo fatto un'ottima prestazione secondo me perché abbiamo posto anche il nostro gioco, il palleggio a una squadra che predilige questo tipo di situazione. Quindi, e poi abbiamo sfilato il gol in diverse circostanze, 3-4 opportunità, le abbiamo avute in modo, non dico clamoroso, ma molto pericolosi. Perdere una partita di questo tipo su un episodio, su un calcio d'angolo, era difficile da accettare, però io guardo le prestazioni da anche 90 minuti, quindi il risultato è giusto di un pareggio perché l'abbiamo ampiamente meritato.
Forse è mancato un po' di incisività in attacco, no? Tanto possesso palla. Sì, però le 3-4 opportunità importanti, ne ricordo 2-3 clamorose con Festa che ha tirato in diagonale a botta sicura, e il colpo di testa di Camplone nel secondo tempo, quello di Esposito che ha sfilato un paio di situazioni, e abbiamo tirato diversi calci d'angolo, quindi c'è stata pressione, siamo arrivati in prossimità della squadra avversaria tramite gioco fatte con coordinazione, quindi la squadra secondo me si è espressa molto bene, sicuramente dovevamo essere un po' più incisivi e cattivi sotto porta. Mister Senigallesi, allora, rimane l'amaro in bocca per questo pareggio arrivato all'ultimo respiro, però per come si è visto la partita, come ha giocato anche il Pineto, direi che il pareggio è giusto. Allora, parto da una cosa diversa. Intanto complimenti ai ragazzi della San Giustese, perché con tutti gli incerottamenti, le difficoltà, Patrizio infortunato prima dell'inizio della partita, le tantissime difficoltà, per me hanno fatto una prestazione sopra le righe, per tenuta, perché volevamo fare una partita diversa, abbiamo scelto di fare una partita diversa perché avevamo il dubbio di non arrivare alla fine contro una squadra molto molto fisica e molto molto forte. Se avessimo vinto sarebbe stato il coronamento di uno spirito di gruppo e una mentalità straordinaria. L'analisi della partita ci può stare, giustamente il pareggio, però è chiaro che rimane l'amaro in bocca perché all'ultimo secondo, credo, quindi era finita la partita, a dire il vero. Anche per quel rigore, no? Poi sciupato nel primo tempo. E questo sì, ci poteva dare un vantaggio in più, insomma noi non abbiamo avuto di situazioni particolari, però mi interessa poco, la prestazione è quella che conta, è fatta da squadra strepitosa. E la conferma di un trend è davvero positivo, no? Anche giocando così a distanza di pochi giorni. Sì, sì, è tenuta mentale, è un gruppo unico, lo dico da tantissimo tempo, probabilmente irripetibile, non so se avrò mai più la fortuna di allenare un gruppo di ragazzi così bravi, qualitativi, intelligenti, disponibili, e oggi meritavano di vincere per questo, non tanto per il discorso tecnico-tattico, ma proprio per la tenuta mentale. Dalla Serie D all'eccellenza partiamo anche qui dai numeri, vediamo l'ultima giornata con i risultati, li vedete in sovrimpressione, e anche la classifica. Vittoria del Vasto Girardi che guida la graduatoria con 49 punti all'attivo, ormai è in Serie D. Ne abbiamo parlato con il presidente del Vasto Girardi, Andrea Di Lucente, che abbiamo intervistato. Di Lucente ovviamente cerca di volare basso perché la matematica non c'è ancora, ma la classifica l'avete vista, è piuttosto chiara. Il Vasto Girardi ormai è già proiettato al prossimo campionato, al prossimo torneo di Serie D. Di Lucente svela anche qual è il segreto del successo di quest'anno. Sentiamolo. La Serie D ormai è vicinissima, state già pensando alla prossima stagione? Ci siamo dati appuntamento col mister, col direttore e con i dirigenti di iniziare a pensare da febbraio al campionato di Serie D. Vogliamo arrivare almeno a metà del girone di ritorno per poter stare tranquilli e iniziare a ragionare su quello che è il futuro, e visto il vantaggio che abbiamo dal punto di vista temporale, iniziare a pianificare, a prendere qualche giovane interessante che sono la base principale per poter far bene in Serie D. Il segreto del successo di quest'anno? Ma sicuramente un gruppo importante, un gruppo forte. Sicuramente come società ci siamo resi conto degli errori fatti negli scorsi anni e abbiamo modificato poco, tranne gli juniores abbiamo preso solo Sabatino e Devizia, e quindi ci siamo resi conto di quello che serviva e dei giocatori che servivano per poter vincere il campionato. Alla base di tutto c'è un allenatore che conosceva bene la categoria e sa come vincere questa categoria, e sicuramente ci traghetterà in Serie D per farci fare qualche campionato tranquillo. Bene, chiudiamo con la promozione, anche qui schermata con risultati e classifica, risultati che vedete in sovrimpressione.
Diamo uno sguardo anche alla classifica, dopo 17 giornate di campionato, in testa c'è il Comprensorio Verano con 41 punti, a 40 la Capriatese, poi via via tutte le altre formazioni. Bene, è tutto, grazie per averci scelto, grazie per essere stati in nostra compagnia. Molise Sport replica domani mattina alle 11 e domani pomeriggio alle 16, torna invece come sempre il giovedì alle 21, ovviamente, su Teleregione. Grazie per averci scelto, arrivederci.